Come cittadino e quindi come presidente di un comitato non potevo rimanere assolutamente così indifferente a una tragedia che ha colpito tutti, quella di Gaia e Camille, e quindi ci siamo tutti quanti adoperati affinché le istituzioni facessero qualcosa di concreto. Io dico che le istituzioni sono già preposte a pensare, per carità, alla sicurezza dei propri cittadini, però in questo caso forse avevano bisogno di una spinta di accelerazione sull'iter. Noi come comitato i quartieri della stazione Vigna Clara e dintorni abbiamo preferito fare una raccolta firme cartacea per raggiungere quella parte, quella fetta di cittadini che non hanno dimestichezza con l'online, e quindi siamo andati assolutamente a raccogliere le firme personalmente, ne abbiamo raccolte 341. La sicurezza stradale per noi significa finalmente mettere un semaforo con il contasecondi affinché quindi il pedone abbia la consapevolezza del tempo di percorrenza, strisce pedonali con LED, quindi che siano non visibili ma più che visibili anche e soprattutto di notte e magari con condizioni atmosferiche avverse. Abbiamo chiesto anche un innalzamento del guardrail ad altezza uomo affinché ovviamente non ci sia più l'attraversamento scellerato da parte di nessuno, adulti, ragazzi, bambini eccetera, e a maggior ragione anche un'illuminazione che sia più efficace. Quindi non siamo stati però gli unici come comitato, c'è anche un altro comitato di quartiere che ha preferito fare una petizione online, quindi che ben venga un'azione sinergica. Confidiamo assolutamente in una realizzazione breve, ripeto, non c'è più tempo da perdere, non ce lo possiamo permettere, sono i nostri figli, i nostri nipoti che guidano o che attraversano le strade, siamo noi stessi, quindi le istituzioni vanno pressate da questo punto di vista, perché i cittadini sono pronti assolutamente a fare la propria parte e quindi i comitati sono a fianco delle istituzioni. Adesso però ci aspettiamo che le istituzioni ci diano risposte concrete, e non bastano più le promesse assolutamente, serve mettere in pratica quello che è la dichiarazione di intenti.